Il Clusit da tanti anni ha come scopo quello di far aumentare la consapevolezza del problema della sicurezza informatica nel mondo privato, nel mondo della pubblica amministrazione e in ultima istanza poi sui cittadini. Quello che stiamo portando avanti come politica associativa è quella di avere tutta una serie di momenti di approfondimento che tipicamente sono i webinar, che sono una modalità estremamente utile per arrivare a parlare con le persone perché evitano gli spostamenti e quindi sono molto più efficaci. Sono una serie di solito 12, ma quest'anno ne abbiamo fatti 20 per via del GDPR, di momenti di un'ora in cui i nostri esperti parlano in diretta, poi è possibile guardare in streaming le pillole e quindi dare tutta una serie di informazioni sulle tematiche più di interesse nel momento specifico storico. Questa è una finalità di tipo formativo e culturale che intendiamo portare avanti. Poi c'è tutto il tema del rapporto, quello che viene presentato oggi, che è uno dei momenti più importanti per noi in quanto si tratta probabilmente del più ampio rapporto che viene pubblicato in Italia sul fenomeno e questo continuerà a essere uno spunto di interesse per il Clusit che vogliamo spingere al massimo. E poi ancora riteniamo che ci potrà essere un ruolo del Clusit, e speriamo che questo avvenga, in una collaborazione con i ministeri deputati alle tematiche non solo legislative ma anche di sicurezza per portare un contributo, cosa che già sta accadendo ed è accaduta su tante di quelle che sono state le politiche legislative degli ultimi anni, questo sia a livello italiano che a livello europeo. Infine, ma dal mio punto di vista non per ultimo, a noi piacerebbe che ci fosse un tema di spinta culturale e di awareness sul tema della sicurezza informatica nelle scuole, fin dalla scuola primaria, e vorremmo che il Clusit spingesse, aiutasse anche i ministeri competenti nell'andare a formare i più giovani, i bambini e i ragazzi, fin quindi veramente dalla scuola primaria, nella comprensione dei rischi sottesi all'uso delle tecnologie. Il Clusit non ha nessun tipo di finalità politica dal punto di vista classico del termine. Sicuramente è interessato a contribuire alle politiche di sicurezza portate avanti da qualunque governo che dovesse arrivare in Italia a questa tornata elettorale e alle prossime. L'abbiamo già fatto collaborando con Agit, con una serie di ministeri che hanno negli anni scorsi contribuito alla legiferazione in materia di trattamento dati. Riteniamo che la sicurezza non sia un problema di bandiera politica, ma sia un problema politico nel senso più ampio del termine, cioè che qualunque sia per l'appunto lo schieramento che governa, deve porsi il problema di quali politiche legislative fare, perché ancora oggi molto spesso il tema della sicurezza di qualunque tipo, anche quella fisica, senza una spinta normativa non è tenuta nella giusta considerazione sia nel mondo pubblico che nel mondo privato. Questo vuol dire per noi cercare di capire quali saranno i trend a livello europeo, a livello italiano dei prossimi anni, questo perché da parte dell'Europa stanno arrivando tutta una serie di normative, il regolamento europeo è l'ultima, ma ce ne sono già in corso molte altre in cui il tema della sicurezza è centrale rispetto a una serie di argomenti dove l'innovazione digitale è poi il tema portante sottostante. Col Clusit vorrei cercare di avere un ruolo da questo punto di vista. Noi abbiamo contribuito alla Cyber Security Act partecipando a un public hearing al Parlamento europeo l'anno scorso, ma abbiamo anche contribuito su una serie di altre iniziative legislative che riteniamo di grandissima importanza e su questo vogliamo continuare a lavorare.